Libano, 5 mesi di difficili trattative per partorire un governo con Hezbollah, nato già zoppo. A qualche ora dalla presentazione al presidente Michel Suleiman del nuovo esecutivo di Najib Mikati, il druso Talal Arslan si è dimesso. Non avrebbe gradito il ministero senza portafoglio a lui assegnato da Mikati. Del resto è stata proprio la spartizione dei dicasteri a bloccare così a lungo i negoziati per il nuovo esecutivo. Siamo riusciti tramite una leale cooperazione tra le parti interessate, in primis con il Presidente della Repubblica, a risolvere tutti gli ostacoli che impedivano la formazione del governo. Ci auguriamo di poter meritare la vostra fiducia per poter iniziare a lavorare immediatamente. Hezbollah e i suoi alleati, che avrebbero il sostegno di Siria e Iran, portano a casa 19 portafogli su 30, tra cui giustizia e difesa. Il resto va a uomini del presidente, del primo ministro e del leader druso Jumblatt.